Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo ricettario. Diciamo che è un ricettario un po' particolare, ho voluto fare una cosa un po' diversa. Intanto ho utilizzato l'album Spring Botanica di Stamperia, che a vederlo così uno non penserebbe di utilizzarlo come carta scrap per un ricettario, però io non volevo fare, ho fatto dei ricettari con la classica carta. Con le cose tipiche da cucina, in altre situazioni, tra l'altro c'è anche il tutorial sul mio canale. Però in questo caso volevo fare una cosa un pochino diversa, un pochino particolare e vediamo se vi piace il risultato che ho ottenuto. Intanto l'ho fatto utilizzando degli anelli, e questo perché così si possono eventualmente inserire delle altre pagine nel momento in cui quelle che ho inserito io non bastassero per scrivere le ricette. Questa è la copertina che vedete, non, in realtà non ha nessuna attinenza con, diciamo, delle ricette, se non la scritta che ho messo qua, le ricette di Rita, perché questo ricettario è già stato assegnato e quindi l'ho voluto scrivere in copertina per personalizzarlo. Il retro è semplice, ho messo questa tag con della tela e la chiusura è fatta col nastro. Praticamente il ricettario è organizzato in questo modo. Allora, a parte, vabbè, prima pagina dove ho fatto una tasca se uno volesse inserire qualcosa. Ho diviso il mio ricettario in 5 scompartimenti: antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Vedete che ho messo le scritte in questo modo, in maniera sfalsata, in modo che sono facilmente leggibili anche con il ricettario chiuso. Dopodiché ho realizzato, diciamo, questi 5 settori nello stesso modo. Ho creato questo divisorio dove ho usato la carta scrap dell'album e poi ho colorato delle lettere in legno di stamperia e ho creato le scritte che mi servivano per i vari settori, in questo caso antipasti. Poi dalla parte opposta del separatore, in tutti quanti, ho creato una busta con la sua calamita per chiuderla, busta tra l'altro che ho fatto a soffietto per poter essere più capiente, infatti ho lasciato mezzo millimetro sia sopra che sotto per dargli un po' di spessore, per poter eventualmente inserire qualche foglio, qualche cosa che si vuole conservare, ma che se non si ha voglia di trascrivere nel foglio delle ricette. Quindi ho creato queste buste su ogni separatore dove poter inserire qualsiasi cosa si voglia. Poi per scrivere le ricette, in questo caso non ho fatto nient'altro che prendere un'immagine da internet, stamparla e poi ho fustellato con praticamente come riferimento sempre di un semplice foglio standard con i quattro fuori, in modo che volendo ho pensato si potrebbero anche aggiungere dei fogli semplici a righe o quadretti senza dover necessariamente ristampare questa cosa che ho fatto io per inserire le ricette. Comunque ne ho messe diverse già per ogni settore. Quindi abbiamo le nostre pagine dove scrivere e poi passiamo appunto ai primi. È stato fatto tutto nello stesso modo, chiaramente cambiano le carte, cambiano i disegni, però lo stile è sempre lo stesso. C'è sempre la mia taschina, di nuovo la possibilità di scrivere, separatore secondi, relativa busta. Separatore contorni. Vedete che queste buste, tra l'altro, questa carta è molto molto carina, quindi si presta veramente a fare delle cose molto divertenti. Per quello ho pensato di poter fare anche una cosa completamente diversa che magari uno non immagina con una carta del genere, e a me l'effetto è piaciuto. Spero che piaccia anche alla persona a cui lo devo regalare, ma spero proprio di sì. E questo è l'ultimo separatore, quello dei dolci, con relativa tasca e
fogli ricette. Tra l'altro, il separatore dei dolci è quello che realizzerò per farvi vedere proprio come realizzare il separatore, perché chiaramente gli altri li avevo già realizzati, altrimenti il video sarebbe durato ore e ore e non mi sembrava il caso, ma vi ho fatto vedere come si realizza questo, così da capire come poi è stato realizzato tutto il ricettario. Nella pagina finale ho di nuovo inserito una tag con la solita tela. Per chiudere il mio nastro, in questo modo, per fare il mio fiocco. Così. E questo è il mio ricettario, direi un po' diverso dal solito. A questo punto non ci resta che vedere come realizzare questo progetto. Vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare i separatori interni del nostro ricettario. Allora, abbiamo bisogno di 5 pezzi 30x21 che andrò poi a piegare ed incollare, vi farò vedere come. Comunque 5 pezzi 30x21. Poi abbiamo ancora bisogno di 5 pezzi 19x30 dove andiamo a fare un piego a 11 cm. Un altro piego a 11 cm e mezzo, un terzo piego a 23 cm e mezzo e un quarto piego a 24 cm. Quindi ho lasciato praticamente mezzo centimetro all'interno tra un piego e l'altro in questi due punti. Questo perché andrò a realizzare una busta che avrà un minimo di spessore per poter contenere più cose. Sempre per la busta, per creare un soffietto alla busta per renderla più agevole da aprire e da riempire, abbiamo bisogno di 10 pezzi di questi cartoncini che sono 5 mm per 10,5, dove vado a fare un piego ogni centimetro, quindi un piego a 1 centimetro, a 2 centimetri, a 3 centimetri e a 4 centimetri. 10 pezzi perché? Perché per ogni busta ci vogliono due soffietti sui laterali della busta, sono 5 separatori, quindi sono 10 pezzi di questi soffietti. E poi ho ancora bisogno di 5 pezzi, sempre perché sono 5 separatori, ce ne andrà uno per busta, da 18,5 per 5. Che mi serviranno per fermare la calamita, per nascondere la calamita sulla mia busta, ma mentre lo realizzerò vi farò vedere come. Quindi questo è necessario per creare i miei 5 separatori. Io vi farò vedere come realizzare un separatore, tanto tutti gli altri sono poi identici. Thank you.
Questo è il separatore dolci finito da mettere all'interno del nostro ricettario. Io chiaramente ho già preparato gli altri, tanto sono, come vi ho spiegato, identici a questo. Quindi avremo il primo separatore antipasti con la sua bustina, primi, sempre con la sua busta, secondi e contorni. Allora, come potete vedere, l'unica differenza tra i cinque separatori è la posizione delle scritte, perché ho fatto in modo che rimanessero un po' sfasate, così si leggono. Dolci l'ho messa qui al fondo e quindi quando vado ad unirle tutte e quattro, vedete che ho le mie scritte così messe sfalsate. Diciamo che realizzati i separatori, adesso prima di montare il nostro ricettario andiamo a fare la nostra copertina. Per la copertina ho semplicemente bisogno di due pezzi di cartoncino spesso 1,5 mm delle dimensioni di 21,5 x 16,5 cm. Quindi sarà copertina e retrocopertina. Andrò poi a forare, come ho forato tutti i separatori con i quattro anelli, con i quattro fori, dove poi andrò ad incastrare gli anelli, ma questo lo vedremo poi nel montaggio di tutto il nostro ricettario. Adesso andiamo a vedere come decorare e come rivestire la nostra copertina. Thank you.
Anche il lavoro di oggi è terminato. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Oppure, se avete piacere, lasciatemi semplicemente un commento per dirmi se questo ricettario alla fine è di vostro gradimento. E come dico sempre, per chi non mi conosce, se il mio video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!